Salve, bentornati sul canale Biblioteca Mentale. Oggi voglio recensire un romanzo che in realtà è abbastanza vecchio, ma di cui non avevo sentito parlare fino al recente ristampa, ed è Il viaggio di Halla di Naomi Michison ed è uscito la prima volta nel 1952, quindi pensate. Questa autrice era una amica intima di Tolkien, infatti il suo romanzo ha qualche elemento fantastico, anche se non si è azzardata, non ha fatto il salto come invece ha fatto Tolkien andando a creare proprio un mondo nuovo. Infatti la vicenda di Halla, il suo viaggio, si svolge nel nostro mondo, in zone magari non del tutto ben specificate, ma comunque alcune tappe le possiamo seguire da vicino, ad esempio viene menzionata Costantinopoli. Seguiamo anche il suo viaggio nel tempo perché vediamo accadere alcune cose che fanno riferimento all'impero bizantino, alla discesa degli Scandinavi nell'Europa più mediterranea, vediamo appunto le guardie variaghe che era il nome con cui venivano chiamati i vichinghi nell'impero romano d'Oriente. Cosa c'è di fantasy in questo romanzo? Perché ora ho parlato molto di storia, ma di fantasy c'è comunque tanto. Come potete vedere c'è un drago, tanto per cominciare, più draghi in realtà. Halla viene infatti allevata dai draghi. Prima ancora di essere allevata dai draghi, viene messa in salvo da molto piccola dalla sua balia, che non so a quale creatura mitologica corrisponda o se l'ha inventata la Michison. È in grado questa donna di trasformarsi in orso, infatti vedete qui c'è anche un orsetto, e quindi c'è della magia. Ci sono le sirene di cui Halla è terrorizzata, però soprattutto ci sono gli dei norreni, c'è cioè Odino, ci sono le valchirie, i cavalli volanti, quindi è un misto, c'è cioè un po' di storia, un po' di mitologia, un po' di elementi del tutto fantastici. Vanno a mescolarsi in una storia che è piacevole, carina da leggere, non troppo lunga, quindi anche per chi non ha voglia di leggersi tutti i mattoni del Signore degli Anelli può essere carino. Non è proprio lo stesso genere dal punto di vista della narrazione, perché segue un po' l'andamento di una favola. Infatti mi ha fatto pensare che mi sarebbe piaciuto molto di più quando ero un po' più giovane, ecco, magari intorno ai 10, 12, 13 anni, insomma, un'età in cui fai letture meno impegnative o che comunque seguono questo stile narrativo leggero. Non che non mi sia piaciuto, però so che l'avrei apprezzato sicuramente di più in quella fascia d'età lì. Addirittura, secondo me, potrebbe anche leggerlo un adulto o un bambino di 7-8 anni. Devo dire che l'autrice è stata molto produttiva, per citare Bilbo Baggins. Infatti ha scritto un bel po' di storie che mi piacerebbe recuperare perché mi ha incuriosito comunque con sentir parlare di questa autrice che per me era sconosciuta. E oltretutto in quarta di copertina proprio subito eclissata, intima amica dello scrittore J.R.R. Tolkien, come insomma la mette già un po' su un piano di inferiorità rispetto a Tolkien, che non è proprio una cosa carina da fare in quarta di copertina. Devo dire, come narrazione è molto più leggera lei, Tolkien in realtà, per quanto siano fantastici i suoi libri, è scritto in una maniera abbastanza pesante, tant'è che le dimensioni lo confermano. Comunque sia, vi auguro una buona lettura se deciderete di leggerlo. Se invece l'avete già letto, fatemi sapere cosa ne pensate. Io qua sotto vi lascio come sempre la recensione che ho postato anche sul profilo di Instagram e ci vediamo per un'altra recensione.